Per quale ragione la prima rete nazionale francese mi sta intervistando per pubblicarmi nel TG in prima serata? Perché io e Giaco camminiamo con degli stranissimi ma costosi oggetti tra le mani? Chi è questo raffinato signore con gli occhiali? Ma soprattutto, perché ho scelto l'ecosistema Oppo per questa avventura? Beh, per scoprirlo direi lasciate un bel mi piace, mettetevi comodi e preparatevi al viaggio più assurdo della mia vita. Signori, 4:30 del mattino, notte appena passata qui dentro, direttamente nella giacostruttura, direzione Tolosa. Ci aspettano parecchi chilometri, inizio a guidare. La verità è che questo sì è un viaggio della speranza, ma abbiamo un obiettivo molto speciale. Il vero motivo per cui siamo dotati di questo camper, gentilmente offerto da Root Surfer, è che siamo un gruppo di aviation enthusiast. Loro due nello specifico hanno anche una licenza di volo. Direzione Tolosa, sede storica di Airbus, l'azienda che produce la maggior parte degli aerei su cui avete mai volato. 20 minuti all'obiettivo. Questo van nello specifico, che ha anche una bellissima tenda posizionata sul tetto per dormire, cucina, lettone, bagnetto. E benvenuti a Tolosa. Ovviamente non è che siamo dei fan specifici per Airbus, ma in questi giorni si tiene un evento veramente importante qua. Tra l'altro tutto questo video che vedrete è girato interamente dalle bellissime telecamere e fotocamere di questo Oppo Reno. Guardate che belli i riflessi. Tra l'altro ha il nome più bello del mondo, è un Reno 8. Dunque analizziamo che cosa abbiamo a disposizione. Main camera con 50 megapixel f1.8. Ultra wide camera f2.2 e una macro camera per i dettagli. Per i video lavoriamo invece a 4K a 30 fps, e queste riprese sono fatte tra l'altro con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale per migliorare i colori e la resa delle luci. Come vedete l'intero team è abbastanza agguerrito, perché siamo arrivati giusti alle 12:30, quando in teoria chiudono addirittura le registrazioni per partecipare. Eccoci signori, la barbe, commissaire Prisne. Non so nulla del francese. Ebbene sì, l'evento a cui partecipiamo è questo. Un'asta di 3 giorni full immersive in cui hanno smembrato un A380, un vero principe dei voli, tra l'altro fuori produzione ormai dal 2017, quindi risulteranno veramente introvabili tra poco i pezzi di quest'aereo. Tra l'altro asta di beneficenza. Quindi sì, siamo venuti fin qui, ma useremo i nostri soldi per fare anche del bene, oltre che per soddisfare delle manie di collezionismo, ma anche di design, poi vi spiegherò perché. E in più questa è la casa d'aste più antica del mondo. Questa ovviamente è solo la serie di Tolosa, però è comunque un bel tocco. Prima volta un'asta, facciamolo bene. Naturalmente non è l'unico compagno di viaggio questo Oppo Reno, infatti c'è Marco Romboli. Salve. Canale di aviazione, molto bello. Yachidale, beh, lo conoscete per forza. E l'eccezionale Giacomo Voleva. Oppo Pad Air e Oppo Enco in collaborazione con Dinaudio, ma queste ve le mostrerò più tardi. A me quello che mi piace di comprare qui in quest'asta è il fatto che questi oggetti hanno un vissuto. Non sono soltanto, cioè se compri nuovi non è la stessa cosa secondo me. Non si possono comprare da nessuna parte. Ma no, sono cose che non si possono comprare. Tutto questo c'è un'asta Toulouse. Ok, ma indaghiamo meglio la dotazione tech che ho portato con me. Oppo Pad Air. Display 2K da 10.36 pollici. Leggero, pratico, elegante. Pesa solamente 440 grammi. Perfetto da portare perennemente in giro. Super batteria da 7100 mAh. Perfetta per non preoccuparsi di ricaricarlo. E poi 4 speaker Dolby Atmos per godersi film e serie TV. Poi c'è tutta un'integrazione fighissima tra i diversi device del mondo Oppo, ma questa ve la racconto dopo. Queste sono invece le Oppo Enco X2 fatte in collaborazione con Dinaudio. Già qui il nome è una garanzia. Punti di forza? Beh, doppio driver, cancellazione attiva del rumore, più microfono a conduzione ossea. Tanta, tanta tecnologia in una scocca veramente piccola. Le pale delle turbine sono enormi. Ah, ma quella è una pala interna. Perché non c'era la turbine. Scala, ma non si capisce. Queste sono le facce di chi ha fatto la scelta giusta, cioè venire qua. Ah, sono esposti i pezzi. Questi sono i pezzi. Sono questi. Impazzisco. E abbiamo il numero 118, che sì, abbastanza indicativo. Queste sono tutte le fusoliere che sono in vendita. Quella è il bar della First Class Emirates. Che figata assoluta. È all'asta anche quel pezzo. È stimato tra i 20 e i 30 mila dollari. Questi sono tutti gli oggetti all'asta che sono esposti, e possiamo vederli prima dell'asta e capire che cosa eventualmente portarci a casa. C'è veramente, veramente di tutto. È pazzesca sta cosa. La macchinetta del caffè. Emergenza. Un carrellino. Questo è dipinto da un artista, perché li hanno fatti anche customizzare in alcuni casi per così aumentarli di valore. Vedete? Cappellini. Pezzi interi di fusoliera. Questa cosa fa veramente paura. È una bellissima esperienza, anche solo venire qua, farsi il viaggio e vedere dal vivo questi pezzi che comunque sono praticamente introvabili adesso. Cos'era quella?
La pala di una turbina. Che figata. Che pensa però quante persone ha portato da una parte all'altra del mondo. Pazzesco, pazzesco. Quelle sono le luci della First, che tra l'altro ho visto dal vivo. Queste qua le ho usate nella mia first class viaggio in. Questo è strepitoso. Questo è veramente strepitoso, ma viene stimato attorno ai $3,000. Perché c'è ovviamente una base d'asta, ma anche una stima a cui probabilmente arriverà il singolo pezzo. C'è un po' di abbigliamento, pezzi della parte di controllo della cabina di comando, l'ascia, quella delle emergenze, microonde. Ci sono addirittura le tendine, quelle che separano la business class o la first class dalla parte economy. Obiettivo? Obiettivo, allora, una parete sicuramente, di quelle là che ci sono bellissime in sala. Certo. E dei sedili che non vedo tra l'altro. Sono lì, di dove c'è Yaki. A cosa punti? Sicuramente gli spipolini rossi, che tu dirai è la roba più stupida che c'è qua, in realtà no, perché sono super ossessionato da quei cose da sempre. Uno delle capelliere di Yaki, la mia. Delle pareti. E poi vedrò. A cosa punti? Sedili. Ah sì, paratie anch'io. Paratie, così faccio un angolino. Ah. E poi vorrei comunque uno o due carrettine. Questo è quello a cui punto io. Un compattatore di rifiuti, lo voglio usare come cestino dello studio. Secondo me è una figata. È veramente bello. Sì, poi ha questi dettagli così industriali. Peccato sia sporchissimo. Bello, però. Pulito. Sì. Cioè deve esserci un lavoro di ingegneria, mica da poco comunque per essere... Ed è anche molto strano. Cioè non è strano se ci pensi, ha senso che il verde è lock. E è perché è pericolo. In aereo è pericolo. Figo, interessante. È interessante, allora, bravo. Sentite questo. Comunque è incredibile, è una delle cose più belle che abbiamo visto da tanti anni. Sì. Intanto voi godetevi le riprese stabilizzate e con una scarsa luce, perché comunque non c'è tanta luce qui dentro, ragazzi, fatte da questo meraviglioso Oppo Reno. Due parole in più però su questo Oppo Reno 8. Display a 120 Hz, veramente eccezionale quando si tratta di guardare film, muoversi nell'interfaccia. Processore d'immagine Mary Silicon X, dedicato proprio alle condizioni di scarsa luce. Usa l'intelligenza artificiale per ridurre rumore, aumentare il range dinamico e mille altre piccole chicche e modifiche nascoste per ottenere video e foto praticamente perfetti. Ragazzi, visto che inizia? Cioè questa è un'intera portellona esterna. Ma sta scherzando? Ma cazzo, ma questa è bella davvero. Siamo organizzatissimi. Abbiamo il cartellino e poi abbiamo lui che si occupa di fare le traduzioni in tempo reale da francese a italiano, così proviamo a capire che cosa dice durante l'asta. Forse non ve l'ho detto, ma l'asta è completamente in francese. Non bisogna neanche tipo alzare la mano per sbaglio, tipo grattarti i capelli eccetera, perché pigliano un segnale. Quindi è vera quella cosa, cioè funziona proprio come nel film. Che figata. Occhio, Che figata, ma io adesso voglio soltanto grattarmi la faccia. Esatto, non puoi toccarti il volto perché sennò lo prendono come segnale di occhio. Ah sì? Cioè come nei film, capito? Cioè che dici, ma come fanno a capire? Basta muoversi, anche se fai così, come farlo? Guarda giù, guarda giù. Tipo con le interrogazioni a scuola. Così, con i capelli che coprono. Ma è sopra sta roba. Per andare sul sicuro, Oppo Enco nelle orecchie, asta live sul sito, così possiamo vedere le offerte in tempo reale, anche quelle online. Già che ci siamo, torniamo un attimo in studio per fare una veloce analisi di una funzionalità veramente fighissima. Infatti, se andiamo qua sopra, guardate come hanno fatto relazionare tra di loro i vari device. Questo multi-screen connection è qualcosa di pazzesco. Infatti, vedete, appaiono in automatico tutte le pop-up che permettono di fare questa connessione tandem assolutamente spaziale, molto molto ben fatta l'integrazione, come vedete veramente immediata, e poi appare questa piccola finestrella che possiamo spostare in giro per il nostro tablet ma anche per il nostro computer, e abbiamo la possibilità di controllare da remoto il nostro telefono. Guardate che roba. Per esempio questa è la fotocamera, adesso la muovo in giro in modo che possiate vedere che diventa a tutti gli effetti un controller remoto, per esempio della fotocamera, ma in generale possiamo operare qualsiasi cosa desideriamo. Infatti vedete, qui ci sono i piccoli tastini che permettono di tornare nell'interfaccia dell'intero sistema. Molto figa Oppo, molto figo. Si inizia dai carrellini. 8, numero 118, che è anche il mio numero. 252 fois. 2011. Pausa di qualche minuto, sono andato in bagno, non è ancora arrivato il mio lotto, è incredibilmente dinamica e divertente questa esperienza. Guardate che bene che sta tra l'altro questo Oppo installato così come device per fare le riprese, assolutamente perfetto. Comunque anche i wallpaper su questo Oppo sono a tema aviazione, questa l'abbiamo scattata in Islam, se vi piace link in descrizione a ottagono.shop. 350 che la dagli il numero. 115. Che bello è il tostapane, guardatelo. Guardate com'è tenuto benissimo, tra l'altro. Che bello, questo mi piace da impazzire. Guardate i tasti funzionanti. Comunque confermo, è esattamente come nei film.
Scusate se parlo piano, ma stanno ancora tenendo l'asta. Signori, siamo alla, al bar della First. Eccolo lì. Previsti 10-20 mila. Base d'asta 20 mila dollari. Ovviamente, essendo che non c'è nessuno che offre, lo abbasseranno la base d'asta. Signori, scende a 15 mila. Signori, asta chiusa 15 mila 200. Non l'ho inquadrato, ma insomma, buono. Bravi, bella. C'è la toilette dell'aereo. Spettacolare. 2000 è già una buona partenza, però. Ad un certo punto hanno deciso di omaggiare gli ospiti finali dell'asta con dei pasticcini. Quanto bene ti trattano in un'asta dove rovesci il denaro nelle loro tasche. Vediamoci da vicino questo bar di First, visto che quando io ho viaggiato in First non ero su un A380, quindi non ho potuto vederlo davvero. Questo è l'armadietto che si apre con tutti i liquori all'interno, è piccolo ovviamente, però immaginate che figata avere un oggetto del genere a bordo, perché averlo su un aereo è quello che fa la differenza. Qui ti puoi mettere, puoi fare le tue bevute. Al momento non ho comprato nulla perché il lotto che sto aspettando è domani, però super interessante come esperienza. Non dico che mi appassionerò alle aste perché comunque ho di meglio da fare, ma su questa tipologia di prodotti secondo me è veramente figo, perché ti porti a casa un pezzo della storia del mondo del volo, dei sogni delle persone. Veramente figo, esperienza veramente significativa, nel senso che lei si è sempre vista nei film, mi sono sentito veramente in un episodio di una qualche serie TV molto molto particolare, addirittura i cartellini bellissimi. E poi il fatto che questa sia una casa d'aste così nota, così famosa e soprattutto la più antica del mondo lo rende forse ancora più interessante come inizio, come battesimo dell'asta. Quindi veramente complimenti a noi che abbiamo avuto la voglia di metterci in moto per fare una cosa del genere alle 4:30 di mattina. Esatto. Signori, allora, modalità notturna con uno yaki d'ale, molto soddisfatto abbiamo della sua fatto degli ottimi affari, secondo me. Beh, tu sì, ottimo lavoro. Siamo così stanchi e così tanti del van che abbiamo optato per prendere un hotel molto molto particolare, con tutti questi graffiti sulle pareti, un po' street, non male. Vi mostro anche la camera. Eccola qua, sempre caratterizzata da un gigantesco graffito, un barattolo di vernice buttato nell'angolo che in realtà è un puff. Poi devo dire che mi piace molto lo stile industriale di questo bagno. Ok, non super premium, però ci accontentiamo, visto che domani ci aspetta museo e asta, sempre dedicata agli aerei. Telefono che ha registrato praticamente tutto il giorno, siamo al 10% di batteria, arrivati praticamente a mezzanotte. Ho attivato questa speciale modalità di super risparmio energetico che mi permette di avere ancora 3 ore e 20 di batteria con lo schermo nero, senza colori, massimo efficientamento energetico. Poi se abbiamo fretta comunque possiamo utilizzare il caricatore incluso in confezione con 80 watt di carica super VOOC, veramente pazzesco, guardate che roba. In realtà prima di andare a dormire la migliore idea possibile è sfruttare loro due per guardarsi una bella serie su Netflix. Ho poi anche nelle orecchie, ho Papa Dare, possiamo rilassarci per andare a dormire. Che bella, che bei colori questa stanza, non male. Ho praticamente perso la voce a forza di urlare all'asta, quindi direi buonanotte. Penso possiate intuirlo, ma questo tablet in realtà è progettato principalmente per l'uso orizzontale. Sì, sto guardando un mio video. Lo capite dalla posizione del marchio, dalla fascia posteriore, dal fatto che abbiamo la fotocamera qui. Certo, può essere comodamente usato anche in verticale, però il suo meglio lo dà proprio con questo orientamento orizzontale. Tra l'altro super attivo, funziona veramente molto bene. Tra l'altro guardate che bell'angolo di visuale, anche molto molto laterale. Non male, simpatico questo dispositivo. Con le cuffie dà sicuramente il suo meglio. Sì, devo dire che queste X2 sono la rivelazione di questo ecosistema. Connessione immediata all'apertura del case, suonano veramente bene, poi hanno una specialissima riduzione del rumore a frequenza ultralarga. Si specializzano infatti nel trovare ed eliminare i suoni delle voci umane ad un livello che la concorrenza si sogna solamente. Come vi accennavo poi, i microfoni a conduzione ossea risolvono i problemi di comunicazione in ambienti rumorosi. Infatti, invece di affidarsi solamente a quello che captano dalla vostra bocca, riescono ad interpretare anche le vibrazioni di tutta la vostra testa quando parlate, in modo da restituire un suono veramente preciso. Hanno l'app di gestione, connessione rapida, insomma, veramente una figata. Buongiorno signori! Questa mattina abbiamo deciso di fare un salto per non farci mancare nulla a questo spettacolare museo dell'aviazione qui a Tolosa. E questo che vedete alle mie spalle è l'ultimo esemplare prodotto del Concorde. Ma che figata, è tipo un terminal alla biglietteria. Guardate quanto è imponente dal vivo, è una roba pazzesca. Questo è un aerotrasporto merci. Oh, cos'è questo, un aerotrasporto merci? È un aerotrasporto merci, sì. Ne sono stati prodotti solo 5 in realtà, quindi è un aereo fighissimo. Ma? Con cui hanno portato satelliti, pezzi sì? spaziali. Sì, sì. Che figo. L'unico ancora in giro ce l'ha la NASA e lo usa tuttora.
Nonostante no, veramente? Sia un aereo. Sì, sì, sì. Cosa ne pensi di questo spettacolo? Ti emoziona un po' vederlo dal vivo? Sì, tantissimo. È una cosa assurda. Proprio che figata. Due parole? Due parole sul Concorde. Allora, guardate la dimensione dei finestrini. Ah, è vero, piccolissimo. Oh mio Dio! Ma sono piccolissime, perché? Ah, per la pressione, Sì, per la pressione, per il caldo. Cioè, l'esterno della fusoliera andava tipo quasi 200 gradi. Cosa? Sì. Ah, per la velocità supersonica, sì, cui volava? Per la tritura con l'aria. Ma scaldava un botto. Infatti, dicono che mentre eri in volo sentivi le pareti tipo calde anche da dentro. Guardatevi il video di Overvolt, perché farà qualcosa di dedicato, credo, proprio al Concorde, se volete approfondire. Ragazzi, è veramente, veramente un'emozione vederlo dal vivo. Che spettacolo. Ah, forse non l'ho detto prima di entrare da questa porta, ma questo è l'aereo di linea più veloce del mondo e tuttora è imbattuto questo primato. Questo non c'entra niente col Concorde, però era di un'agenzia, cioè lo usavano così, lo usavano forse così. Era quello di questo test. Concorde questo era questo... facevano i test, questo aereo qua probabilmente era il primo prototipo. Questo infatti è il primo prototipo esistente, e questa era per fare, vedi, benzina eccetera, potevi tenere sotto. Questo era l'ingegnere di volo, che invece di essere là era qua. Probabilmente sì. Molto bello entrare qua dentro, soprattutto nel primo esemplare esistente mai prodotto su ali, cioè che volava effettivamente. Guardate che figata, con tutti i registratori analogici, perché per raccogliere i dati, immagino, di volo, non è che potessero salvare su degli hard disk, non esistevano. A me letteralmente fa impazzire la retrotecnologia di questo tipo, soluzioni meccaniche che permettevano in qualche modo di fare quello che facciamo oggi con i chip. Effettivamente i finestrini sono in versione super mignon, guardate la mia mano, i finestrini di un aereo sono molto più grandi di solito. Migliore capelliere. Ormai sei un esperto. Nel suo video scoprirete che lui in realtà ha comprato delle cappelliere. Comunque, cioè, a me fa tristezza sapere che è morto questo progetto. Però sapere che eravamo molto più avanti, poi ci siamo arenati per le logiche di mercato. Sì, più che di mercato. Cosa ha ucciso tutti? Ma va, è successo una volta e cioè non era così. Cioè, il vero motivo era che non conveniva. Non conveniva, esatto. Però adesso torna conveniente per la velocità a cui si muove il mondo, quindi sì. Guardate che è bello comunque, molto premium come scelta delle pelli, dei sedili. Beh, se conti che un biglietto costava minimo 30.000 euro, era solo business, era solo prima classe. Certo. Tra l'altro queste strepitose ali a forma di delta. Il buon Overvolt ci ha appena spiegato che in crociera questo aereo si allungava di 30 centimetri per il riscaldamento dei metalli di cui era fatto, perché, come abbiamo visto per i finestrini, il volo supersonico è incredibilmente intensivo dal punto di vista delle temperature. Cioè, ragazzi, l'imponenza di questo oggetto è assurda. Questo è un A300, guardate che meraviglia il fatto che questi aerei vecchi una volta si volava con ingegnere di volo, non si volava semplicemente con i due, primo ufficiale e comandante. E questa è la cabina blu, non so perché l'abbiano bluizzata, ma guardate che spettacolo che hanno sezionato le pareti dell'aereo, ci permette di capire la gigantesca complessità nel progetto di un oggetto del genere. Immaginate se si rompe quel cavetto. Tra l'altro il fatto che questo apporeno sia a specchio nella parte posteriore permette di vedersi e capire se si è inquadrati abbastanza correttamente, o comunque se si hanno i capelli fuori posto, una specie di schermo posteriore ante litteram. È veramente mostruoso, cavolo, da sotto. Non sono mai stato sotto un aereo, soprattutto così alto. Comunque era così alto che sembra sui trampoli in punta dei piedi. Vedete queste ruote che lo tengono, il carrello è veramente molto sopra la media rispetto a un normale aereo, perché il puntale si abbassava per fare le manovre di atterraggio, decollo e anche taxi. Si abbassava il puntale perché i piloti altrimenti non vedevano nulla, perché era molto alzato, i finestrini piccolissimi solamente posizionati nella parte alta della cabina, e aveva anche un piccolo ruotino di coda. E ora è tornato il momento di giocare tutto. Casa d'aste, il nostro strepitoso road surfer. Devo dire che sarebbe veramente bello portarsi a casa o una di queste pareti. Ok, ho deciso, spero di riuscire a portarmi a casa anche il tostapane, perché è veramente, tra l'altro è tenuto molto bene, è uno dei pochi pezzi tenuto da Dio. Questo mi piace proprio. Oggi proviamo a combattere. Sono molto contento, combattuta ma divertente, sono caldo. Ho fatto spese molto più stupide nella mia vita. Confermo. Questo è il momento in cui la TV francese mi ha fermato fuori dal bagno per farmi un po' di domande su quello che stava succedendo. Avevo appena vinto un lotto e hanno pensato di mandarmi in prima serata al TG1 locale. Veramente un'esperienza pazzesca, perché sì, siamo stati forse i migliori compratori dell'asta e ci siamo divertiti tantissimo. È stata una vera e propria sagra. Bene, direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. Siamo anche già riusciti a mettere nel van qualche prodotto che ci hanno gentilmente fatto prendere dal Monte Paschi qui di prodotti. Che dire, ora
ci aspetta un lungo viaggio di ritorno fino in Italia. La parte peggiore però è che siccome abbiamo comprato anche un sacco di roba veramente ingombrante, dovremo tornare probabilmente tra un paio di settimane con un carico, con un van o con qualcosa per caricare e portarcelo. Signori, questo è il camion. Ci siamo catapultati direttamente qui di nuovo una settimana dopo per ritirare la merce, ma non è qui il punto in cui facciamo il carico. C'è anche Giacomo ovviamente. Ah, vabbè, in più. Ma stanno ristrutturando? Ah sì, ah, la porta l'hanno messa per fare il carico. Molto pole pole. Qua è perfetto. E c'è ancora un po' di roba da sfruttare. Ci sarebbe ancora spazio, c'è per altri 5 veramente poca carini. Roba. Te la metti tu come vuoi, non voglio avere responsabilità del tuo computer, eccetera. Bravo. Bene, signori. Signori. Con questo direi che possiamo concludere il capitolo Tolosa. Detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito tantissimo a giocare con questo Oppo Reno 8, quindi ottimo lavoro da parte delle sue fotocamere per riportarvi questa memoria che voglio lasciare indelebile sul mio canale. Per questo vi lascio un bel link in descrizione per andare ad acquistarli e a visionare tutte le loro caratteristiche. Per quanto riguarda i prodotti che ho acquistato, li vedrete probabilmente meglio in un video dedicato all'update dello studio. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.